Allora, stiamo oggi protestando perché per noi dipendenti di APS erano state avviate le procedure per la messa in mobilità e il licenziamento di tutto il personale se al 31 marzo del 2013 non verrà individuato un nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato della provincia a cui trasferire il servizio e con esso tutto il personale, che stando alle norme attualmente vigenti viene tutelato al transito appunto al nuovo soggetto gestore. Attualmente però, malgrado siamo in amministrazione straordinaria da oltre un anno e già stiamo gestendo il servizio in regime di prorogatio, ossia il Ministero ha concesso delle proroghe nelle more che le istituzioni a ciò preposte, e in particolare l'autorità d'ambito presieduta dal Presidente della Provincia Giovanni Avanti, non individui il nuovo soggetto a cui trasferire il servizio. Ciò malgrado però il commissario straordinario ha dovuto avviare per motivi strettamente anche amministrativi, perché diversamente non rientrava nei tempi poi per i preavvisi di licenziamento, la procedura di mobilità, motivo per cui oggi c'è stata la convocazione qui in prefettura che si è risolta attualmente positivamente per noi lavoratori, perché è stata sospesa la procedura ed è stato aggiornato un nuovo tavolo, sempre qui in prefettura, al 18 febbraio. Tavolo che avverrà dopo un incontro che si terrà al Ministero il giorno 11 o 12, non è stato chiaro, ma comunque quelle sono le date, in cui il Comune di Palermo dovrà attestare la sua disponibilità a prendersi in carico il servizio, quindi AMAP, la società che gestisce il servizio cittadino, dovrà attestare la sua disponibilità ad assumersi il servizio, perché in caso contrario, entro il 31 marzo, così come dichiarato dal Presidente della Provincia Giovanni Avanti, dovrà essere individuato un nuovo soggetto. Quindi attualmente diciamo che noi lavoratori siamo un attimo più sereni perché è stata sospesa la procedura. Però diciamo, vedremo se effettivamente giorno 18 avremo nuovi elementi che ci consentano di rimanere sereni, perché a quella data dovremo sapere se il servizio passerà in capo ad AMA piuttosto che ad un altro soggetto. Noi vogliamo un segnale ora chiaro da parte delle istituzioni, perché in questo momento di crisi, in questo momento di difficoltà, noi non vogliamo essere presi in giro da nessuno. Quindi ci aspettiamo un segnale chiaro da parte delle istituzioni che speriamo che arrivi. Oggi si è fatto un primo passo importante verso questo e aspettiamo ancora, come diceva la collega, il 18 febbraio, ma noi saremo sempre attenti a vigilare e nello stesso tempo saremo sempre pronti a svolgere le nostre mansioni e a continuare ad assicurare il servizio, perché è la cosa più importante in cui noi crediamo ed è quello che noi facciamo quotidianamente.